È stato il botanico Carlo Argenti che, in una piccola zona del piano basale della nostra provincia, ha rinvenuto per la prima volta questa iridacea che il ricercatore Schur ha voluto chiamare Crocus exiguus. Rispetto al Crocus vernus, tipico della fascia montana di tutto il bellunese, l'exiguus si differenzia per presentarsi di dimensioni leggermente più grandi, per nascere già in primavera al ritiro della neve, ma in particolare per essere caratterizzato da sei evidenti cuori di colorazione violacea, uno per ogni segmento del perianzio. Il suo nome generico deriva dal greco krokos, che significa filo, e si riferisce ai lunghi stigmi tipici di questa pianta. Per quanto riguarda la specie, invece, potrebbe ricordare il dotto monaco Dionysius, che viene citato dagli storici anche per aver tentato di calcolare la data di nascita di Gesù. Si tratta comunque di un'interpretazione personale. Da un punto di vista botanico ci troviamo di fronte ad una bulbosa che può raggiungere i 30 cm di altezza, la cui parte aerea è caratterizzata da un breve scapo fiorifero dal quale si allungano 2-3 foglie basali di forma lineare con una evidente striatura più chiara. Se impollinati, i fiori si trasformano in delle capsule oblunghe formate da 3 valve contenenti moltissimi semi. Amante del sottobosco di latifoglie, il Crocus exiguus ama vivere, di preferenza, in terreno con substrato silicio oppure calcareo siliceo. Per quanto riguarda i Crocus, in genere non si sa molto dagli scritti della medicina greca, ma solo dagli scavi di Cnosso, in particolare dei loro vasi, e dai murali pittorici che si possono ammirare all'interno delle vecchie abitazioni. Altre testimonianze ci vengono dal papiro di Ebers da Teofrasto e da Ovidio, che lo cita nella Metamorfosi, e per quanto riguarda la mitologia greca è doveroso ricordare anche il giovane Crocus che, disperato nel vedere la ninfa Smilax morire d'amore per lui, fu tramutato in questo fiore decisamente delicato.